10:21, io non voglio neanche fare l'introduzione del pezzo, introduco direttamente l'ospite perché ci descriva appunto quello di cui ha scritto, e scusate la ripetizione. Claudio Marincola de Il Messaggero, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. In due minuti ve la descrivo. Vai. Dunque, i cartelloni, sì. Hai presente i cartelloni che diciamo, io posso dire perché infestano le strade di Roma? Dico infestano non perché ho niente contro la pubblicità, ma perché ce ne sono troppi, non si sa neanche quanto, nonostante i continui censimenti che ogni amministrazione puntualmente fa. Ebbene, il Campidoglio ha deciso di fare una campagna per il decoro di affidarla appunto alle ditte che si occupano di questi impianti pubblicitari, i cosiddetti cartelloni. Ricordiamo. E che cosa è successo? È successo che anche questa campagna pubblicitaria è finita su cartelloni irregolari, cioè vale a dire in curva, su marciapiedi troppo stretti, uno accanto all'altro, insomma, senza rispettare le regole del codice della strada. Ora dobbiamo ricordare che non più tardi di un mese fa due romani hanno perso la vita andando a sbattere contro questi vali di metallo che sono delle vere e proprie barriere, ecco, insomma, non ecco, solo architettoniche, infatti, per chi ci cammina, ma anche perché insomma Roma è la città degli scooter, dei motorini, del traffico, insomma finire fuori strada e andare a sbattere contro un impianto che lì non doveva stare, oggettivamente insomma non a caso li chiamano cartelloni killer, ecco, cioè, voglio proprio perché no, non c'era infatti da ridere, Claudio, e a me è scappata proprio, te lo dico, una risata che ho trattenuto prima ovviamente di che tu poi parlassi delle possibili conseguenze che questi cartelloni possono provocare, perché detta così obiettivamente per non piangere fa ridere, perché fai una... Guarda, io mi occupo di questa vicenda diciamo da tanti anni e purtroppo devo dire che le cose non soltanto non sono mai cambiate ma hanno continuato a peggiorare, cioè le ditte, c'è una completa deregulation, nel senso che anche le ditte regolari ormai non sanno più quali sono i loro cartelloni regolari, quali sono gli irregolari, ci sono state delle sanatorie che purtroppo hanno legittimato di tutto e di più, e siamo in attesa di un piano regolatore annunciato dal Campidoglio degli impianti pubblicitari, di cui però insomma al momento non c'è traccia, poi sarà, lo metteranno in funzione, però insomma io non vedo, diciamo, sì, sicuramente il problema c'è, è grosso e va risolto, però insomma come è possibile che altrove si riesce a dire qui il cartellone ci va, qui non ci va, insomma, perché i vigili non lo rimuovono 10 minuti dopo, se non addirittura prima, cioè il problema si risolve, insomma. Ho visto che hai intervistato, che hai chiesto a Bordoni, assessore al commercio, che ti ha risposto chiedete a qualcun altro, io non c'entro. Noi abbiamo gestito la campagna dei 1000 cartelloni, via subito quelli non in regola con il codice della strada. Poi dice anche sì, i vostri, gli ho chiesto. Sì, abbiamo ereditato una situazione pesante. Ho sentito l'assessore, però insomma senza adesso andare alla ricerca di un capo espiatorio. Per carità. Ecco, cioè, perché qui le responsabilità sono molteplici, insomma. Evidentemente queste ditte poi sanno come difendersi, sanno come gestire una situazione di questo genere che si trascina tanto tempo. Tra l'altro le prime a essere penalizzate sono loro, cioè non dobbiamo criminalizzare chi fa questo lavoro, anzi, voglio dire, insomma, no? L'anima. Il problema è che ce ne sono talmente tanti, questo è un altro fatto curioso, che questo tipo di pubblicità ormai si è inflazionata. Insomma, le grandi società, le grandi imprese, insomma, non sono quasi più interessate a questo genere di pubblicità. Storia assolutamente singolare. Ecco, quello che spaventa è che quando anche il Campidoglio fa una campagna, va detto, da questo punto di vista assolutamente diciamo importante, perché insomma una campagna per invitare i cittadini rispetto delle regole, al decoro, eccetera, poi non riesce a controllare, cioè non riesce a controllare dove vanno a finire questi cartelloni, cioè è l'impossibilità di essere normali, l'impossibilità di essere regolari, perché ormai è una giungla pubblicitaria. È la verità. E noi rischiamo che andiamo in scooter, e anche a te. Ti sento e ti rubo solamente altri due minuti, perché il tema del giorno è per noi è l'ultima puntata della settimana, e ci avviamo all'ultimo weekend disponibile per provare a fare regali di Natale in tempi di crisi. La pagina seguente a quella dove possiamo trovare il tuo pezzo, ovvero la 51 della cronaca di Roma Il Messaggero, Rossi scrive del rapporto di Confcommercio, chiusi 5.000 negozi. Ma a parte questo, chiedo a Claudio Marincola, che oltre ovviamente ad essere un brillante giornalista del Messaggero, una voce che ormai avete imparato ad ascoltare anche su Radio Yes, come metti assieme le due parole Natale e crisi, anzi regali di Natale e crisi?
Ma guarda, i regali ovviamente la gente continua a farli e sa bene. Io dico che il pericolo numero uno, e purtroppo ho visto che alcuni spot pubblicitari addirittura insomma fanno quasi un autogol, perché ce lo ricordano continuamente, è quello di lasciarsi deprimere. Insomma. Cioè il blocco psicologico. Il blocco psicologico, la sindrome da crisi. La crisi c'è e nelle tasche della gente non ci sono molti soldi, ci vuole molta fantasia, ci vuole creatività. Però ecco, ricordiamoci questo, che insomma farsi prendere da questa psicosi e dell'eterio, nel senso poi non se ne esce più, ecco questo voglio dire, ora nessuno si deve impegnare quello che non ha, questo è chiaro, è dare evidente, però ecco insomma tutti quanti dovremmo insomma poi pensare di avere comunque dei comportamenti. Mi sembra il discorso migliore, insomma. È necessario, il pensierino, queste cose. Cercare di non smettere di sognare, chi lo sa che magari con la metà del budget rispetto all'anno scorso, magari utilizzando il doppio della creatività, potreste anche impressionare di più, ecco, la persona che amate, perché i regali dovrebbero servire poi a quello. Sì, comunque quello che serve, cioè voglio dire non i consumi, non i bisogni non quello, ecco, ma quello che serve, quello che è necessario, quello fa sempre piacere. Cioè, ed è quello che infatti ci scrivono anche i nostri ascoltatori e ti scrivono ovviamente in risposta a quanto stavi dicendo tu, c'è arrivato adesso un messaggio di Laura che dice piccoli pensierini ma utili almeno è quello che ho fatto io ieri, insomma siamo d'accordo. Sì, io la vedo esattamente come Laura. Claudio, noi ti ringraziamo, ovviamente ci sentiremo presto. Credo settimana prossima, se non avremo opportunità, ovviamente ti facciamo gli auguri di buon Natale a te e alla tua famiglia. Grazie a voi e ai vostri ascoltatori. Sempre grazie. Claudio Marincola del Messaggero.